Oggi parliamo di un prodotto della Cold Steel. Salve amici del canale, oggi parliamo di un machete della Cold Steel. Machete, insomma, è un oggetto un po' strano. Diciamo che è un machete con tra i progenitori una spada e forse anche un dildo. Però, insomma, parliamo di questo oggetto. L'oggetto in questione è il Cold Steel Thai Machete, che arriva in questa confezione di plastica trasparente. Dotato del peggior fodero mai visto nella storia dell'universo conosciuto e anche in quella di quello sconosciuto. Fodero che è assolutamente inutile, se non per il trasporto, per un trasporto, diciamo così, in sicurezza della lama. Ma al di là di quello, per un porto, questo fodero è completamente inutile. È un fodero da mettere dietro la schiena, che a parte i miei problemi alla spalla, che il movimento per prendere il machete sarebbe improponibile, ma anche se uno sta benissimo, questo è assolutamente disutile come fodero, perché quando tenti di portare via il machete dal fodero gira tutto il fodero, perché quando tenti di portare via il machete dal fodero arrivi in fondo alla lunghezza del braccio, il machete è ancora mezzo infilato nel fodero, anche se tieni il fodero con l'altra mano. È disutile, questo fodero è inutile. Quello che contiene però è un oggettino particolare. Un oggettino che a colpo d'occhio può sembrare una spada. In realtà spada direi che non è, perché per vari motivi. Primo motivo, la guardia è troppo piccola per parare colpi di una lama avversaria. Secondo motivo, però è perfetta per trattenere, impedire la mano di scivolare in avanti sulla parte affilata. Secondo motivo, il baricentro è un po' troppo in avanti per essere una spada. Le spade ce l'hanno il baricentro, diciamo, questo è il limite massimo, ma normalmente è molto più vicino alla guardia, perché sono bilanciate da un pomolo. Questo è il pomolo, invece di averci un pomolo d'acciaio, c'ha un dildo, un vibratore, comunque qualcosa di assolutamente indecente, ergo non è un bilanciamento da spada, è un bilanciamento da machete, cioè per il fendente in avanti. Anche a una mano sola, per farsi largo nella vegetazione, per colpire vegetazione. Oh, uno zombie, niente vieta, uno zombie ci sta benissimo, non ha bisogno di parare lo zombie, quindi anche il bilanciamento diventa che va bene, perché non c'è bisogno di avere parate a colpi in arrivo, quindi bilanciamento per il fendente va benissimo, o anche un affondo ci sta benissimo. Però a parte gli zombie, io l'avevo preso per la vegetazione. Ora è diventato un oggetto da collezione, perché ovviamente dopo i fatti malaugurati di sangue successi proprio con un machete a un poveraccio di ferroviario che aveva chiesto il biglietto a uno, e ovviamente ci staranno molto più attenti, e portare questo nel bosco, cioè da far chiamare sicuramente l'antiterrorismo, ti pigliano per uno dell'ISIS. Quindi a questo punto diventa non più un machete ma un soprammobile. Spada non è, machete non può più essere, quindi è un soprammobile. Parliamo un attimo di come arriva dalla fabbrica. Dalla fabbrica arriva con una affilatura indecente, è una cosa terrificante. Questo non taglia neanche la carta, non taglia niente. Probabilmente sulla vegetazione, sul legno ancora funziona, nel senso che sul legno anche l'ascia, che è ottusa, penetra perché separa le fibre, e quindi probabilmente anche questo lo stesso funzionamento ce l'ha. Però
c'ha ancora addirittura il nero sul filo, e si sente anche col dito lateralmente. Credo che si sente e si veda che la filatura è abbastanza carente, e credo di essere anche buono a dire che è abbastanza carente. L'oggetto è spesso 2,8 mm, meno di 3, con uno spessore a occhio neanche tanto regolare, una lavorazione abbastanza approssimativa, segni di non è stato neanche ripassato dopo il taglio al laser, veramente poco ben lavorato. La copertura nera si estende eccessivamente sul filo in maniera indecente, e l'oggetto non ha una bisellatura, è una lastra tutta rettangolare, e in fondo alla lastra c'è quello che normalmente sarebbe il microfilo, che qui invece è il bisello, e avrà un angolo, un bisello fra le altre cose convex, che non sarebbe male, però l'altezza sarà intorno ai 3-4 mm, quindi l'angolazione è da ascia, veramente da ascia. Questo è sicuramente un problema da correggere, e lo farò, visto che tanto devo mettere in collezione, si procederà a correggere questa cosa qui. Comunque la lavorazione è veramente molto approssimativa. Il costo di questo oggetto, che ho preso da Coltello Biz, è abbastanza limitato, perché comprese le spese di spedizione ho speso 58 euro, che per un metro d'acciaio non è poi così tanto. L'acciaio è un 1055, che è un acciaio da molle, che potrebbe, carbonioso ovviamente, che potrebbe essere per questo tipo di lama una buona scelta, però ripeto, la lavorazione è veramente scadente. Adesso, con l'aiuto di una calamita, cercheremo di capire dove arriva il tang dell'acciaio, tra virgolette, diciamo. Ma guardando nel buco per il cordino, vi posso già dire che tang arriva fino in fondo. Confermo, è un codolo lungo fino al pomolo, cosa che è molto positiva. Non vi so specificare la larghezza di questo codolo, ma dalla forza che fa la calamita non credo che sia largo quanto tutta l'impugnatura. Prenderà il 50% della larghezza dell'impugnatura, non di più. Qui è più vicino perché attacca più forte, e qui è più lontano, quindi probabilmente la larghezza del codolo è uniforme. Detto questo, direi che però come arma antizombie ci può stare, ma bisogna sicuramente di un po' di lavorazioni aggiuntive. Allora, faccio un piccolo test, un colpettino non tanto forte, per vedere l'effetto sul legno. Sul legno ammetto che funziona meglio di quello che pensavo. Ho parlato male di questo filo ottuso, ma penetra benissimo. Allora, dopo una lunga riaffilatura, non è affilato al rasoio, però questo
di sicuro non fai per battaglia più di prima. Ve lo consiglio? Allora, alla luce degli accadimenti che sono successi e che quindi i machete, io questo l'ho ordinato prima che succedesse tutto il bordello, perché io questo l'ho ordinato il 35, prima che succedesse tutto il bordello del poveraccio che è stato aggredito con machete. Se fosse successo prima che io lo ordinassi, non lo ordinavo. Vi consiglio di ordinarlo. Allora, dal punto di vista di portarselo in giro nel bosco, attualmente credo che si verrà tacciati di terrorismo minimo, se si porta questo in giro. Quindi da quel punto di vista, al momento, purtroppo è diventato un soprammobile. Dal punto di vista collezionistico è lavorato piuttosto male, quindi no, non ve lo consiglio. Dal punto di vista funzionale, come l'oggetto che è, ve lo posso consigliare? Sì, ve lo consiglio, solo ed esclusivamente se vi sentite di sobbarcarvi un lavoro di riaffilatura piuttosto lunghetto, perché di base non taglia. Di base ho provato e non l'ho fatto in telecamera, ho fatto con la telecamera spenta, ma non incideva nemmeno la carta. Ora ha dei punti che tagliano di più e dei punti che tagliano di meno, devo rilavorarci un altro po', ci ho già lavorato un bel po', e ve lo consiglio come oggetto anti-zombie, fra virgolette, soltanto se vi sobbarcate il lavoro di riprofilarlo leggermente e di riaffilarlo a fondo, perché non è di base, non ha un'affilatura. Ho provato, dopo aver provato in telecamera sul legno, ho provato su un po' di vegetazione più morbida e non è che avesse un grande risultato, quindi no, non ve lo consiglio, non caldamente, a meno che non siate appassionati di oggetti del genere, un metro di roba con manico a tre mani. Se siete appassionati di oggetti del genere, per 58 euro vale la pena, soltanto se vi sobbarcate di riaffilarlo. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video.